Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete in questo nuovo video dove vi ho portato il mio nuovo mazzetto Magic Standard per il nostro amico Cameraman. Ho ripreparato uno dei primi deck che io ho fatto e come si vede, come si può capire, è il deck Cibo. Food. Fast food o mollo verde? Non smirciare. Ah, intanto devo riconoscere la maggior parte del mazzo. Sì. Allora, questi sono i quattro cibi bellissimi, foil, promo. Allora, vabbè, una delle carte base è l'Oca d'Oro in quattro copie. Quando entra in gioco, creiamo cibo. Poi tappiamo lei, sacrifichiamo cibo, aggiunge mana di qualsiasi colore. Con due mana tappiamo lei, creiamo cibo. Carta sbagliatissima, ha un mana, ha ben tre abilità. Anzi, quattro se lo vogliamo dire. Una statica, una innescata e due attivate. Carta proprio sbagliata. Vabbè, un'altra carta sbagliatissima è il sentiero di briciola. Che fa fare vantaggio carte assurdo con due mani un incantesimo. Quando entra in gioco, creiamo cibo. Ogni volta sacrifichiamo un cibo, possiamo pagare uno. Se lo facciamo, guardiamo le prime due carte del deck. Possiamo scegliere un permanente tra di essa, aggiungerla alla mano e mettere il resto in fondo. Come vi ho detto, ci fa fare veramente tanto vantaggio. E ovviamente anche codesta in quattro copie. Poi non c'è gatto, però abbiamo il forno, vediamo. Tre forni della strega. A umana tappiamo, sacrifichiamo creatura. Tua sorella. È caduto qualcosa di strano e mettiamo un cibo. Se quella creatura è costituzione pari o superiore a 4, creiamo ben due cibo. Poi vi dico, vi illustro tutte le carte e poi vi dico come funziona il deck. Tre uova d'oro è un cibo artefatto che ci fa pescare e in più. O ci fa filtrare, però essendo mana verde non ci interessa filtrare in mana, o fa cibo, cioè ci fa guadagnare 3 punti vita. La cosa forte è che è un E di più cibo. si sacrifica. Quando si sacrifica, fai sentire. Yes. O possiamo sacrificarlo con l'oca. Poi tre rifugi di Lupus Alix, che è un incantaterra, fa sì che la terra dia un mana verde in più. Con 5 mana possiamo sacrificare l'incantesimo e mettere in gioco un lupacchiotto 2-2. Che non ho, me la sono scordata. Vabbè, un lupacchiotto normale. No, ho sbagliato parte. Quindi siamo sempre intorno ai 2 mana. Saliamo un po' di mana con fortissimo 4 opportunità gigantesca che. Quando la giochiamo possiamo sacrificare due cibi e se lo facciamo creiamo un gigante 7-7. Altrimenti creiamo tre pedine cibo con tre mana, tre cibi. Possono essere forti. Un'altra carta fortissima. È il lupo cattivo, 4 mana 3-3. Entra in gioco, quando entra in gioco lo possiamo far lottare con una creatura che non controlliamo. Sacrifichiamo cibo, gli mettiamo un segnalino più 1 più 1. Lo rendiamo indistruttibile, però lo dobbiamo tappare. Tre primi giochi di Roas, un incantesimo saga, tre mana. Il primo capitolo creiamo un umano 1-1. Poi mettiamo tre segnalini più uno sulla creatura avversario che controlliamo. Se controlliamo una creatura con forza pari o superiore a 4, peschiamo due carte e il quarto e ultimo capitolo creiamo una pedina oro, vabbè che poi è uguale al tesoro. Non so perché hanno fatto questa distinzione, solo perché nei giochi olimpici
si vince l'oro e non si vince il tesoro. 3, re dei troll, gozzo vigilanti, viglianti, gozzo viglianti. Ma che devo dire? Questo non ce l'avevi nel deck. Ah sì. All'inizio sì, poi 3 li ho copie. tolti quando ho messo le bestie. Decimenti. Sì. Sì, come ti avevo detto, la carta proprio che ha cambiato è quella con cui ho fatto il deck. Che mo vado... Mi è venuta l'illuminazione quando ho fatto un deck ultimamente ed era figo fare anche questa versione. Comunque, a 6 maglie, un 7-6, cautela, travolgere, entra in gioco, crea 3 pedine cibo, poi dal cimitero lo possiamo rimettere in gioco sacrificando 3 cibi. Questa abilità la posso utilizzare solo durante il nostro turno. Mentre solo quando entri in gioco dalla mano crea i 3 cibi, perciò non è che sacrifichiamo 3 cibi, ritorna in gioco, se no sarebbe col Bottrofo. forno quasi combo infinita. 2 cavalcanti delle spine per andare a rampare terra e poi riprendere una carta dal cimitero e mettere in cima al deck. E la carta, diciamo che ha trasformato questo deck in un mazzo veramente forte. E lei, distruggiamo tutti gli artefatti incantesimi e il suo controllore mette tante pedine centauro 3-3 verdi pari agli incantesimi o artefatti distrutti. Quello che abbiamo visto, la maggior parte sono tutti artefatti o incantesimi. La maggior parte delle carte poi fa mettere artefatti in gioco sotto forma di cibo. Mi sono perso l'occhetta. Quindi i cibi, essendo anch'essi degli artefatti, pensate, se abbiamo 7 cibi, ce li distruggiamo tutti e mettiamo ben 7 pedine centauro. Il bello di questa carta, che ricorderò sempre finché si potrà usare in standard, è il fatto che è istantaneo. Costa 4 mana, noi al quarto o quinto turno veramente potremmo avere tantissimi incantesimi artefatti in gioco. Ricordiamo anche il forno che ci fa riciclare tutte le creature. I primi giochi di Iroasso l'ho messo per 3 motivi. Il primo è quello che ci può far pescare. Se l'avversario non fa niente, ci fa pescare. Il secondo, che rende pure una semplice oca, una 3-5, non si attiverà la terza abilità, casomai ci distruggono l'umano, però avere una 3-5 con volare non è male. Poi, se la sacrificheremo in futuro, metteremo 2 cibi. E il terzo motivo, che forse è quello, diciamo, che ci rende la carta forte, creando un artefatto oro, noi abbiamo sempre un incantesimo artefatto che si può trasformare in una 3-3. Perciò quando lui se ne andrà, creeremo artefatto che sarà un ipotetico Centauro centauro. 3-3. Eh? Centauro 3-3. Il lupo cattivo 4, perché doveva avere qualche removal. Non ho montato altri removal perché comunque per gli artefatti incantesimi ci pensa lui, anche per levare carte odiose, ok? Tu dici regali dei centauri all'avversario, però meglio Meglio dei centauri che si possono scontrare piuttosto sì, che... avere carte fortissime che rompi la strategia dell'avversario. Poi il resto sono 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19 foreste, 4 sempre la mitica cassetta di pan di zenzero e un campo della rovina per spaccare qualche terra odiosa. Ne potremmo montare anche 2, casomai. Il deck è molto semplice, ha tante risposte. Comunque il troll, una 7-6 con cautela e travolgere, può fare veramente tanto tanto male. Lui ci serve solo per riprendere una carta dal cimitero, se proprio ci serve, e comunque raggiungere insieme a Loka possiamo fermare le creature con volare. Deck molto semplice e molto figo. Come Che ha mai non preso? c'è inserito il monolito? Perché secondo me non entra facile. L'unico Esatto. modo per farlo entrare E avere il facile go e ho il cavaliere. o lei. Ok, sì. Lei è fortissima, perché comunque tu con 3 mana fai 3 cibi e se lo vedi in modo lontano
è come se con tre mani faresti 3-3-3. Mm. Perché quei cibi possono essere degli eventuali centauri, perciò. E poi con briciole e tutto il resto è veramente forte. Tanto che ne montiamo 4, però secondo me il monolito di base no. È pesante. È un mazzo che cerca più di fare combo che Ok. fare altro. E basta, raga, fatemi sapere cosa ne pensate. Scrivete se volete voi qualche deck in particolare. Like al video, anzi, mettiamo cibo. Gratto. Che fighe le pedine double fast. Grazie mille per la visione. Al prossimo video. Ciao.